Amici, bentornati. Oggi andiamo a esplorare un pochino quelli che possono essere i trattamenti da riservare alle nostre fotografie di ritratto. Parto dal ritratto perché mi rendo conto, confrontandomi con colleghi e altri professionisti del settore, che il ritratto è ancora la tipologia di foto che va per la maggiore ai giorni nostri, nel senso che tra fotografi di matrimonio, fotografi ritrattisti, ma soprattutto persone normali, la cosa che fotografiamo di più in assoluto sono altre persone o noi stessi. Per cui sapere che cosa possiamo fare per migliorare le fotografie di ritratto è sicuramente un buon punto di partenza per andare poi a sviluppare un discorso più ampio su altre tipologie di fotografia. In questo brevissimo video andremo a vedere quello che può essere il trattamento da riservare allo sfondo di una particolare tipologia di fotografia. Vediamo come possiamo andare a migliorare lo sfondo con delle tecniche diverse a seconda di quello che vuole essere il risultato e del tempo che vogliamo dedicarci. Perché non dimentichiamoci che una cosa è un lavoro pagato, un'altra cosa è un lavoro pagato da un cliente top che non si può deludere, con cui bisogna fare sempre bella figura, un'altra cosa è una foto per un amico, un'altra cosa ancora è una foto fatta con la mano sinistra a un party dove non ci avevano neanche chiesto di scattare. Quindi sono situazioni diverse, il che non significa che possiamo permetterci di sfigurare, però non significa neanche che dobbiamo passare tutta la notte a fare la post-produzione delle immagini. Ovviamente io vi faccio vedere tecniche diverse con tempistiche diverse, sta poi a voi applicare il metodo giusto alla situazione in cui vi trovate. Bene amici, eccoci all'interno di Photoshop, questa è la foto su cui andremo a lavorare oggi. Come potete vedere, il problema principale di questa foto è che il backdrop non era sufficientemente ampio per coprire tutto il nostro frame, quindi la prima cosa che vogliamo fare è sbarazzarci di questi buchi. Quello che facciamo però è più ampio, nel senso che non ci limitiamo a fare questo, ma cercheremo anche di andare a sistemare tutto quello che è lo sfondo. Ora, quando si lavora su un'immagine di questo tipo e si vuole lavorare sullo sfondo, io ve lo dico, la prima cosa da fare è fare lo scontorno e farlo bene. Quindi per fare bene lo scontorno usiamo la penna. Vi faccio anche vedere quanto ci si mette, perché secondo me ci si mette molto meno di quello che pensate e vale la pena farlo in questo modo, perché in questo modo è fatto bene e vi consente di lavorare bene dopo. Se lo facciamo male, se lo facciamo coi pennelli o con altri metodi che poi ci costringono ad andare a rivedere la selezione mille volte, in realtà abbiamo perso un sacco di tempo. Ora, come vedete, non è necessario che il profilo corrisponda perfettamente, perché qui siamo sul tessuto della giacca, quindi basta che stiamo più o meno dentro i bordi, ma non è necessario essere scrupolosissimi, perché l'importante è che la selezione sia fatta bene e che sembri fatta bene una volta che lo sfondo viene eliminato. Quindi io posso anche tagliare un pezzettino del soggetto in questo caso, perché non conta, non se ne accorgerà nessuno. L'importante è non fare il contrario, non faccio questo, perché questo nero invece si vedrebbe. Quindi l'importante è farlo con senno. Vedete che anche per questi dettagli della giacca, che sono un po' rognosi, lo ammetto, però avete visto quanto ci abbiamo messo a fare la manica? Cosa ci avremmo messo? 20 secondi, 30 secondi? Una cosa assolutamente ragionevole. Ora, in questo caso, qui non riusciamo a vedere bene che cosa stiamo facendo, allora io non mi faccio nessun problema a creare un livello di regolazione e vado a tirare su in maniera anche abbastanza decisa. Ok, in questo caso il livello di regolazione è stato applicato alla selezione che stavo facendo, non è quello che voglio, quindi torno indietro e deseleziono il tracciato e vado a creare un livello di regolazione puro. Ok, quindi adesso vedo bene quello che sto facendo, adesso riseleziono il mio tracciato, riseleziono il punto dove ero arrivato e siamo pronti a continuare. Ovviamente si vede malissimo adesso, però è funzionale al fatto che sto facendo questo tipo di lavoro. Vedete che non è traumatico. Faccio un recap per chi non padroneggiasse bene questo strumento, anche se penso che comunque lo conosciamo abbastanza bene tutti quanti. Si va a creare una serie di punti semplicemente cliccando. Se ho sbagliato faccio Command Z, Control Z e posso annullare. Se clicco, tengo premuto e tiro, posso creare degli archi con il mio tracciato, posso anche, tenendo premuto Command, posso spostarli dopo. Cosa ancora più interessante, tenendo premuto Alt posso cambiare i bracci del mio arco dopo averlo tracciato. Posso eliminare l'arco tenendo premuto Alt opzione cliccando sul punto. E proseguendo in questa maniera vedete che in brevissimo tempo io vado a completare il mio tracciato. Siamo a più di metà, eh? Vedete che non è che ci si metta qui posso prevedere che ci siano un po' di capelli, quindi non vado giù netto.
non è traumatico come può sembrare, vedete? Cioè, questa è la differenza tra fare il lavoro in maniera approssimativa e farlo bene. In questo modo è fatto molto meglio che con uno strumento di selezione automatica, perché uno strumento di selezione automatica la differenza tra questo blu e questo blu non la capisce. Comunque fa molta fatica, vi lascia dei pixel scoperti. Questo modo è più preciso, c'è pieno controllo su quello che stiamo facendo e come state vedendo non è che ci si metta chissà cosa, cioè non ci sto perdendo la giornata, ci avrò messo, da quant'è che sto parlando? 2 minuti, 3 minuti, sto già facendo l'ultimo pezzo della manica che è il pezzo più rognoso, come abbiamo già detto, però non sto mica morendo, no? E per avere un lavoro fatto bene e risparmiare soprattutto tempo dopo, vi assicuro che ne vale la pena. Ok, vedete che non sono neanche precisissimo perché questi dettagli poi si vedranno appena. Io so già che dopo andrò a sfumare lievemente la selezione, quindi ok essere precisi, ok non fare stupidaggini, io so cosa non devo fare per avere un risultato buono dopo, però senza neanche impazzire. Andiamo a concludere con la fine della tastiera, facciamo bene fino in fondo, facciamo le nostre belle curvette. Qui ho sbagliato, command Z è annullo, vado fuori. Ok, e ci siamo sbarazzati di tutta l'area che non volevamo. Opla, quanto ci abbiamo messo? Pochissimo, dai. Adesso abbiamo qui il nostro tracciato, lo salviamo perché sennò se facciamo modifiche, diciamo salva tracciato, sennò se creiamo un altro tracciato, facciamo un altro punto, ce lo sovrascrive. Ora, questo livello di regolazione va via, ecco, ho cancellato il tracciato perché ce l'ho ancora selezionato. Questo livello di regolazione va via, questa qui era la nostra foto. In questo momento io seleziono il mio tracciato, vado ad applicare una maschera e ho ottenuto più o meno quello che volevo, nel senso che mi sono sbarazzato dello sfondo. A questo punto vado a prendere uno sfondo che voglio io. In questo caso è un nero, ma non nero pieno, è un nero lievemente più chiaro del nero pieno, lo vado a mettere sotto. Vedete che c'è una bella differenza, ci siamo sbarazzati di tutti gli elementi di disturbo in un colpo solo. Ci abbiamo messo 5 minuti, siamo stati molto più precisi che con gli strumenti di selezione automatica. Adesso possiamo andare a fare un lavoro che potevamo fare anche subito, ovvero così la selezione è troppo netta, per cui facciamo doppio clic sulla maschera e io di solito gli vado a dare un 2-3 pixel di sfumatura. Se questo va a intaccare la selezione che abbiamo fatto, possiamo riaprire la nostra selezione, andare a fare modifica selezione e in questo caso gli diciamo di espandere la selezione magari di 4 pixel. Ok, e andiamo a riempire col bianco la nostra selezione che abbiamo fatto e così abbiamo recuperato quello che avevamo perso. Ovviamente questo tipo di selezione funziona in questo contesto perché siamo su sfondo nero. Ci siamo sbarazzati degli elementi di disturbo, ci siamo sbarazzati di tutte le pieguzze in un colpo solo. Massima efficienza, massima resa, ci abbiamo messo poco, il nostro cliente è soddisfatto, avanti il prossimo. Ok, diciamo però che voi siete cocciuti e pigri e quindi non volete usare il tracciato. Se non volete usare il tracciato, facciamo una bella cosa, facciamo una copia della nostra foto originale, quindi possiamo lavorare su quella nuova. Se siete pigri e non avete voglia di usare il tracciato, ovviamente ci sono altri metodi. Uno dei più rapidi che mi vengono in mente è l'utilizzo del timbro clone. Ovviamente noi potremmo andare a campionare da questo punto, possiamo riportare qui, ripartendo con un pennello più piccolo, se tengo premuto CTRL e opzione o CTRL e Alt posso ridimensionare il pennello cliccando e tenendo premuto, quindi parto da qui, tengo la linea più dritta che posso, vado a pennellare in questo modo e così mi sono sbarazzato di quello che non volevo vedere. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, uguale identico, eccoci qui. In un attimo ho risolto il mio problema. Qui gli do un po' di blu in più. No, qui bisogna stare attenti perché, come vedete, qui ci sono due blu diversi, quindi bisognerebbe andare a pareggiarli. Io adesso non lo faccio perché non mi interessa farlo in questo momento, mi interessava solo farvi vedere com'era possibile rimuovere questi due pezzi. Un altro metodo con cui potevamo andare a rimuovere soltanto questi due pezzi poteva essere riempi in base al contenuto, quindi io posso fare una selezione in questo modo. Gli dico riempi in base al contenuto e gli dico ok, vediamo come se la cava il motore. Se la cava abbastanza bene, ha mancato solo quel pezzettino lì. Io qui gli dico la stessa cosa, riempi in base al contenuto, ok, vediamo come se la cava. Qui ha performato anche meglio. Allora, qui,
Sì, è confuso probabilmente perché qui ci sono due zone di colore differenti, ma io qui una volta che mi sono sbarazzato del grosso, di nuovo posso andare a prendere il mio timbro clone e qui mi sbarazzo solo di questo pezzettino e qui il lavoro è venuto perfettamente. Questo io vi consiglio di farlo, non è che bisogna fare per forza il tracciato, vi consiglio di farlo se l'unica cosa da modificare è questa. Vi rimangono tutti questi problemi sullo sfondo perché questo era un backdrop che non era stato stirato e quindi aveva delle pieguzze. Se io vado a lavorare con il tracciato di ritaglio, posso essere molto invasivo e agire bene sulla mia immagine, altrimenti correggo qualcosa, ma rischio di lasciare scoperto qualcos'altro, c'è un altro pezzettino scoperto qui. Ci sono anche altri modi per andare a sistemarlo. Io potrei prendere per esempio lo strumento toppa, potrei selezionare la parte incriminata, trascinarla su una parte sana ed ecco che il mio pezzettino da eliminare è stato eliminato, quindi abbiamo ottenuto un risultato decente. Anche se chiaramente non comparabile con quello più professionale. Attenzione, ovviamente il metodo più professionale è sempre il migliore, sempre in ogni caso. Bisogna anche decidere quando vale la pena di utilizzarlo, perché non tutti i clienti richiedono questo livello di precisione, non tutti i clienti vogliono che eliminiamo lo sfondo. Alcuni clienti potrebbero volerlo lo sfondo, potrebbe essere uno sfondo non bellissimo, ma rappresentativo del momento in cui è stata scattata la foto. Quindi chiediamo al nostro cliente come vuole che procediamo, perché è inutile che ci facciamo quei 3 minuti di tracciato di ritaglio, che pure è pochissimo, ve lo garantisco, ma è inutile che ce lo facciamo se non è richiesto. Gli consegniamo semplicemente una foto con le correzioni. Ora, supponendo di avere quasi finito, andiamo a unificare i nostri livelli. Qualcosa che possiamo fare adesso per dare un tocco in più è lavorare sui colori. Un metodo che a me piace moltissimo è utilizzare correzione colore selettiva perché mi permette di lavorare nel modo che piace a me, ovvero andando a intervenire singolarmente sui singoli colori. Andiamo ad aprire questo livello e cominciamo dal rosso. Zoomiamo bene così ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo. In questo momento noi stiamo agendo sul livello del rosso. E possiamo andare ad apportare delle modifiche per renderlo più vicino a quello che vuole essere il nostro risultato. Quindi in questo caso io lo voglio rendere un po' più vivido, però senza utilizzare un livello di regolazione vividezza, che sarebbe abbastanza approssimativo perché lo farebbe su tutti i colori indiscriminatamente. Io invece voglio agire separatamente sui canali dei colori. E quindi quello che vado a fare è che vado ad aprire i colori che mi interessano, quindi sicuramente i gialli e i rossi. Vedete che qui vado ad agire sulle alte luci del viso, sul lato illuminato in rosso, cioè è un lavoro molto preciso. Posso fare questo tipo di lavoro perché sto agendo sui canali separatamente. Se stessi agendo sulla vividezza globale dell'immagine non potrei fare questo tipo di lavoro. Vedete che c'è una differenza incredibile. Nel momento in cui abbiamo finito, possiamo passare a fare la stessa cosa sui blu. E qui non esistono regole precise e va molto a gusto, nel senso io so che cosa fanno questi slider, però non sono sicuro del risultato che otterrò muovendoli, per cui ci provo a muoverli, vedo se si avvicina o se si allontana dal risultato che voglio e mi baso fondamentalmente su questo. Indubbiamente so su che canali sto lavorando perché vedo i colori che ci sono nell'immagine, quindi so che cosa voglio modificare e so anche più o meno che tipo di risultato voglio ottenere. Quindi in questo caso sto andando a smorzare e illuminare un pochino. Vedete, la sto rendendo un pochettino più vivida, ma sto anche cambiando la tinta del blu e del rosso in maniera da renderla più vicina a quella che è la mia idea di come doveva essere originariamente. Perché quando io scatto questa foto ho già un'idea della resa che dovrebbe avere. Quindi mi baso fondamentalmente su quello. Andiamo a vedere il prima e il dopo. Vedete che la differenza, secondo me, è parecchia su tutta l'immagine, globalmente. Vediamo cosa sarebbe successo se avessimo usato semplicemente un saturation e vibrance. Vedete che nel momento in cui io lo aumento non ottengo lo stesso risultato, tantomeno se la diminuisco. Questo è un tipo di lavorazione che si ottiene solamente se si va a agire sui singoli canali, perché è molto più incisivo e molto più professionale. Ovviamente bisogna sapere quello che si sta facendo, perché farlo a caso difficilmente porta buoni risultati e un errore che fanno in molti. Ragazzi, se aprite un livello di regolazione come questo, andate a lavorare per dire sui magenta, fate una cosa di questo tipo e non ottenete il risultato che volete, ragazzi, annullate l'operazione, perché fare così, spostare tutti i fader e poi procedere a fare delle altre cose, queste modifiche potrebbero non aver prodotto alcun risultato nel momento in cui stiamo guardando, ma potrebbero influire su altre cose che andiamo a fare successivamente. Quindi mi raccomando, se fate una modifica e non va a buon fine, non ottenete il risultato che volete, annullatela, non lasciatela attiva.
Bene, come avete visto, niente di traumatico, una lezioncina abbastanza semplice dopo tutto. La lezione vera qui è, ragazzi, usate la penna per scontornare, usate la penna per tutto. L'unica cosa che la penna non può fare sono i capelli. Per il resto usate sempre la penna perché vi dà un risultato migliore e soprattutto vi permette di avere una selezione affidabile, una selezione che potete utilizzare anche successivamente. Perché che cosa succede se io ho fatto la mia maschera e l'ho fatta col pennello? Succede che se io sbaglio una cosa, do una pennellata di troppo e poi cambio idea, non ce l'ho più la selezione originale. Invece, se io salvo il tracciato, come vi ho fatto vedere, ho sempre la mia selezione originale che è il mio tesoretto. Io se sbaglio qualcosa, riseleziono la mia selezione e riparto da lì, ma quella è fatta, l'ho fatta una volta e fatta per sempre, finché non la butto, ovviamente. Non la butto perché pesa poco, non mi dà nessun fastidio, la tengo lì. Quella mi dà la sicurezza che se il cliente cambia idea, mi dice che vuole un'altra cosa, io posso sempre ripartire da lì. È una garanzia per me e mi permette di lavorare meglio. Come sempre, io spero che da questo video abbiate imparato qualcosa, oltre a esservi resi conto di come sia divertente scontornare con la penna, è facile e vantaggioso. Per cui vi invito a lasciarmi un like se avete imparato qualcosa e a seguirmi se volete imparare qualcos'altro. Ci vediamo alla prossima.